L'ex marito della conduttrice si sarebbe intromesso nella storia d'amore tra i due, decretando poi l'inevitabile separazione. La terza stagione di Michelle Impossible non è andata come forse si aspettava. I risultati ottenuti con il suo show non sono stati certo entusiasmanti. Guarda avanti Michelle Hunziker, da pochissimo tornata a condurre Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti. E se dal punto di vista professionale tutto pare procedere senza troppi intoppi, nella vita privata è arrivata una brutta battuta d'arresto. La presentatrice infatti si è da poco lasciata con il fidanzato Alessandro Carollo, noto osteopata romano con il quale ha intrapreso una relazione soltanto qualche mese fa. Ora cerca di godersi la famiglia, che è diventata la vera priorità del suo quotidiano. L'unico investimento a lungo termine è la famiglia, sono le sue parole a riguardo, riportate in uno degli ultimi numeri della rivista Nuovo. Pare comunque che la storia d'amore sia arrivata ai titoli di coda anche per colpa dell'ex marito, Tommaso Trussardi. Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si lasciano, c'entra Tommaso Trussardi? Sto molto bene, sono felice, sto proteggendo questo nuovo amore. Non voglio parlarne troppo, vediamo che cosa succede. Nutriva un certo ottimismo sul prosieguo della storia con Alessandro Carollo solamente qualche mese fa, prima di Natale, Michelle Hunziker. Le sue parole riportate dal settimanale Nuovo lasciavano spazio a poche interpretazioni, nonostante poi alla fine i due abbiano deciso di separarsi. Una fonte vicina alla conduttrice ha provato a spiegare i motivi che hanno portato alla rottura. Vi svelo perché non ha funzionato. Innanzitutto lui vive a Roma e lei a Milano e poi ha pesato molto anche la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie. E non solo perché pare che ci sia pure lo zampino di Tommaso Trussardi, che, come si legge sulla rivista, non avrebbe mai gradito la presenza del nuovo compagno in casa accanto a Sole e Celeste. Una situazione complicata che li ha costretti a vedersi, nei rari momenti liberi, ma che dopo un po' è diventata insostenibile. Il momento è abbastanza delicato per la 47enne, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare.